Buongiorno ragazzi, bentornati al canale, come sempre Giù di Muscoli a Vita. Iniziamo già il video e già mi cogliete che mi sto mangiando un gelato. È presto la mattina e mi sto già mangiando un gelato. Vi starete chiedendo, ma che cavolo di dieta stai seguendo se stai mangiando un gelato? Ebbene, in questo video vi parlo di tutta la mia dieta su questa vacanza. Vi parlo esattamente quello che ho fatto, cosa ho mangiato, e vi do alcuni consigli per evitare di buttare all'aria tutti i progressi allo stesso tempo godendovi la vostra vacanza. Iniziamo. Se vi ricorderete, prima di questa vacanza avevo fatto il Barcellona Prep, quindi per 2 settimane ero stato in un deficit calorico, ovvero mangiavo meno calorie di quante ne bruciavo. Questo mi ha permesso di perdere un paio di chili. Sono arrivato alla condizione qua a Barcellona che vedete in questo momento con la foto nello schermo. Una condizione di magari un 13, 12, 11% di body fat, abbastanza ben definito. Devo dire che però verso il termine di quelle 2 settimane non ho dato il massimo. Diciamo che non ho proprio spinto sull'acceleratore, anche perché al lavoro è stata, direi, 2 settimane abbastanza di fuoco, abbastanza impegnative, avevo tanto da fare. In più ero uscito un paio di volte la sera con la mia ragazza e non volevo veramente stare troppo sulla dieta, perché poi avrebbe condizionato e avrebbe avuto un effetto abbastanza negativo su poi altre cose molto importanti della mia vita, che sono il lavoro e la mia vita personale, la mia vita sociale. Quindi in questo modo sono arrivato a Barcellona con un'ottima condizione, ma magari non nella condizione proprio migliore. Detto questo, arrivato qui a Barcellona, dato che è da tutto l'anno che praticamente seguo una dieta, comunque conto macronutrienti e calorie giornaliere, sono arrivato qua e mi sono detto: questa settimana mi voglio rilassare completamente. E in questo modo quello che ho deciso di fare era: 1. Aspettare e rispondere ai messaggi una volta che torno dalla vacanza, perché ovviamente lo sapete, ogni singolo giorno mi vengono un sacco di messaggi e mi fa un sacco piacere, però sto sempre connesso a rispondere a più gente possibile su YouTube, nei commenti, su Instagram, eccetera eccetera. Quindi mi sono detto: prendo un attimo di pausa per staccare da quello, e allo stesso modo ho preso una pausa una settimana dal contare calorie e macronutrienti. Quindi mi sono detto: mi godo tutta la giornata, tutte le serate, mangiando più o meno quello che voglio senza fare troppo attenzione a calorie e macronutrienti. Ovviamente ormai è ingranato dentro di me, quindi anche se vado fuori e mangio un pasto, più o meno riesco a capire, ad estimare le calorie che sono contenute in quel pasto. Però diciamo che in questa ultima settimana non ho assolutamente mangiato abbastanza proteine, penso di essere rimasto magari sui 40-50 grammi di proteine al giorno, molti carboidrati, molti grassi, mi sono bevuto abbastanza tanta birra e mangiato direi una trentina di gelati in una settimana. Quindi facendo tutto questo, ovviamente in questo momento mi sono abbastanza gonfiato un pochino di più. Non sono più definito come nella foto, però ovviamente negli edit che avete visto in palestra sembro anche molto molto più pieno, perché ovviamente avendo mangiato più grassi, più carne, mi sarò riempito e magari adesso sto al 13-14%, però è quella fase iniziale del lean bulk, quindi sto consumando delle calorie pari al mio fabbisogno giornaliero più un 200-300 calorie. In questo modo è per fare massa minimizzando il grasso. Ovviamente dovrei in teoria colpire tante proteine, molte più proteine di quanto sto facendo adesso, dovrei contare calorie e macronutrienti, ma in questa settimana ho iniziato praticamente la mia fase di lean bulk senza contare troppo i macronutrienti e le proteine. Questo è più o meno quello che sto facendo. Quindi su questa dieta non sono più così definito, perché mi sto lasciando andare, però l'importante non è essere perfetti, e alla fine io faccio 360 giorni all'anno di dieta abbastanza accurata, colpendo i miei macronutrienti e le mie calorie in modo accurato. Questa settimana mi lascio andare, mi godo il cibo, sto mangiando la pasta, il gelato, sto bevendo eccetera, quindi mi sto godendo la vita senza pensare troppo alla palestra, ma sono in un punto dove sono veramente felice col mio fisico, sto facendo dei buoni progressi e in questo momento voglio continuare a fare questi progressi godendomi la vita allo stesso tempo. Quindi quello che volevo farvi capire a voi, alla fine magari con la nutrizione, se voi seguite un'ottima nutrizione, seguite la vostra dieta passo per passo prima della vacanza, in vacanza non vi preoccupate, non diventerete dei ciccioni o non disfarete tutti i progressi che avete fatto con una settimana di vacanza. Dovete pensare che io, se continuo a mangiare come sto mangiando adesso, magari fra 2, 3, 4 settimane si noterebbe una differenza, dici hai preso 1 o 2 kg di grasso, ma se lo fate solamente per una settimana, vedete, sì certo, magari sarete un po' più sbiaditi, avete messo più acqua, sarete meno definiti perché anche magari andate in palestra meno spesso,
però non saranno questi gli effetti totali. Una volta che tornerete a casa, ritornerete in palestra, suderete fuori quello che avete mangiato e ritornerete su un piano di dieta seguendo macronutrienti e calorie, vedrete che andrà tutto benissimo, non vi fate troppi problemi, godetevi la vacanza e basta che quando non siete in vacanza rispettate al 100% la vostra dieta. Quindi io volevo semplicemente farvi questo piccolo update, spero vi sia piaciuto questo video, vi voglio dare un paio di consigli. Sicuramente consiglio comunque il digiuno intermittente la mattina, perché metti che anche non monitori calorie e macronutrienti, se tu fai il digiuno intermittente la mattina, che spesso non hai veramente fame, soprattutto se stai in un posto col caldo, non hai parecchia fame, quindi ti svegli e bevi un litro d'acqua molto freddo, questo anche aumenta il metabolismo di pochissimo, però ha lo stesso effetto di una pillola termogenica, per farvi capire, quindi aumenta il metabolismo di pochissimo, però lo fa, un litro d'acqua gelido, poi fate un po' di caffè e semplicemente spingetevi in avanti il primo passo, magari verso pranzo. Ovviamente quando andate al ristorante, se non volete contare o accuratamente calorie e macronutrienti, vi potete comunque scegliere un pasto abbastanza ricco in proteine, magari con un po' di carboidrati e un po' di grassi. Ad esempio vi potreste prendere, non so, un po' di sushi. Se state in Spagna magari vi fate le tapas, però invece di scegliere le tapas, magari quelle fritte, andate più per, non lo so, il baccalà, che ovviamente anche quello avrà dei grassi perché lo cuociono nell'olio eccetera eccetera, però sarà meglio di semplicemente prendere magari calamari fritti. Quindi usate un po' la testa, però non fatela diventare un'ossessione, perché se andate in un altro paese è anche molto bello alla fine sperimentare e mangiare la cucina locale. Quindi non fatevi troppi problemi, questi almeno sono i miei consigli. La cosa importante, ragazzi, è la costanza in tutto il resto dell'anno e non la perfezione. Poi, una volta fatta così, pensate a ridurre veramente tanto gli snack. Ovvero, se voi sapete già che farete due pasme di pranzo e poi cena durante la giornata, provate magari a fare uno snack, ma massimo uno snack, perché molto spesso è questo uno snack che vi fa andare completamente fuori alle calorie e macronutrienti giornalieri, anche se non lo pensate. Però magari per pranzo e cena con due pasti, anche se fate due pasti enormi da 1500 calorie, starete comunque a 3000 calorie in più, avendo camminato, perché in vacanza si cammina di più, sulla spiaggia, nella città si va in giro, quindi comunque bruci più calorie di quante ne bruci quando stai a casa e magari stai chiuso in casa tutto il giorno. Quindi 3000 calorie non fanno nemmeno troppo male. Il problema arriva se inizi a fare gli snack, gli aperitivi, eccetera, eccetera. Quindi pensa, quando vai in vacanza, a organizzarti i pasti. Semplicemente non fare tutto in modo perfetto, preciso, devo colpire la mia dieta, eccetera, eccetera. Ma pensa, ok, oggi vado a fare un aperitivo con loro. Quindi cosa mi conviene fare? Magari faccio un piccolo pranzo, un'insalata con del pollo, così che poi posso fare un aperitivo per bere. Posso vedere l'aperitivo, la cena, la serata con le birre, con l'alcol, eccetera, eccetera. Quindi quello che vi voglio far capire è che anche se noi siamo patiti del fitness, amiamo il fitness, allo stesso tempo la vacanza ci viene quelle una, due settimane all'anno e secondo me serve anche un momento di proprio una fase di scarica, dove scaricate tutta la tensione, scaricate tutto, appunto, anche il fatto di contare macronutrienti e calorie è ottima, veramente ottima, ma vedrete che un periodo in cui magari stimate solamente vi aiuterà semplicemente proprio a stare meglio di testa e vi darà quella pausa che vi serve per poi ricominciare al massimo e andarci forte nuovamente quando tornate a casa. Quindi penso di aver detto tutto in questo video, se mi viene qualcos'altro in mente ve lo scriverò nei dettagli di questo video, quindi sotto il video. Detto questo, mi raccomando, se state ancora qua e vi è piaciuto questo video, buttateci un like, farò una cosa simile sul mio allenamento, quindi magari domani o dopodomani. Sto avendo un po' di problemi ad uploadare video qua a Barcellona, che l'internet non va per niente bene, quindi devo andare fuori alla presta per metterli su, ma ci sto comunque provando. Non vi voglio lasciare senza video. Detto questo, vi ringrazio ancora a tutti. Noi ci vediamo in un prossimo video. Ah, se non siete iscritti, iscrivetevi. Ciao ragazzi.